Buona serata, amici miei, ciao a tutti. Con questo piccolo video che sto facendo, perché tante persone dice Titina, indaffarata, cucina, stasera mangiare pronto. Avianto freezer, parlando con voi, una busta di verdure. E ma fice, tariacca, uire, che si fa? Signore mie, che se posso mangiare picciola per una Pasqua, poi magari c'è qualche colomba di questa dolce. Tu capisci? Certamente, signori miei, che ancora fuma, stai a casa, vedi che cavolo, un bello piatticcio che fa, domani io già verso le 4 di mattina, voi pensate che io già non sono seduta nel bagno? Certo, con tutta questa avventura. Allora, abbiamo la melanzano, che è buonissima, poi abbiamo la patata, la parigina proprio fatta quando noi la tagliamo. Poi ci abbiamo il peperone di diversi colori, li sto testando per vedere come sono, sono buoni. Signori miei, cioè, e poi chi c'è? Penso con... Ah sì! La zucchinetta di Davide. Ma hanno un gusto veramente particolare, eccolo qua. Ma oggi... Ma oggi un signorino Pino, visto che mi fece l'ovetto quello piccolino così, piccolo, quindi se ti decaronano per resto certe volte li danno. Quando io vado al supermercato, certe volte mi dicono, signora, non ho 10 centesimi, ecco l'uovo, ecco che cosa vuole, io ci dico l'ovetto. Io già mi fece, quindi stasera io mi fece chissà e sto mangiando di lusso. Lui si deve arrangiare. Deve mangiare, se lo compra fuori, su mangia pure fuori, perché io un sogno che per le pare ce ne molliche a lui quando mangia. Ok? Cioè, ma dico, non è perché, ma un riconoscimento a me, che sono tua moglie, che bene o male, credo che noi passiamo insieme, lo sappiamo solo noi, perché il pubblico non ne sa niente, tu non la devi ringraziare con un uovo di Pasqua. A tua moglie che la mattina ti prende la cosa della barba e te la mette al posto, la lametta e te la mette a posto, e nel mentre che tu ti lavi il lavandino, e nel mentre che tu vai nel bagno ti lavi il gabinetto, tu ti levi la camicia e tua moglie te la lava, te la stira e te la fa trovare come casalice, bella sistemata, tutta già pronta per mettertela. Le calzini, che ti levi le calzine puzzolenti, che tua moglie di sera li prende e li chiude nel sacchetto come se fosse un ciottolo appotarruto di quanto puzzano. E tu a me, che vabbè, non ha nessuna importanza. Arriveranno tempi migliori. A me pare dura che il mio odontoiatra mi metta seriente per poter essere una titina cambiata. Il dottor Giovan Battista Caputo senz'altro mi cambierà il volto da così a così. Ed è così che poi io devo ridere. È così che io poi devo ridere, ok? Perché poi le cose più dure finalmente le avrò io. Le cose più dure. Che a mia mi ha passato una vita a avere cose molle. Per ora, quindi molle per potere, ma appena c'è niente, deve far sapere come apete, agagni così più dure che ci possono essere. Come lui, bruschetta, la bruschetta, mi fa spegge con la bruschetta, sa mangia. Cioè la bruschetta con l'aglio steccata, ti immagini tutto qua, io voglio bruschetta stasera. Ma tu non puoi fare così se hai una moglie che per ora mangia omaggenazzate. Fatti da me tra l'altro, perché ho fatto un giro dai miei nipoti che li chiamano piccere che c'è, tu non è che c'avete qualche omogenizzato che magari vostro figlio non mangia, capito? Se no, no, se no me l'avessi pigliato io, a me piacciono tantissimo, signore, a me piacciono tantissimo. Quindi hai mangiato queste cose qua, mi ha fatto spiegare anche per l'uovo, mi ha detto, ma senza niente come tu mangi l'uovo? Allora, non è alimentare che il cioccolato squaglia nella bocca. Me lo dovete dire voi. Quindi
ti può essere che io magari sto sbagliando. Non è alimentare. Alimentare. Il cioccolato io sì, mi metto un mucca squaglia. Finito questo, mi dice no, è perché tu hai gli zuccheri sballati, il diabete. Ma fatti un poco di affari tuoi. Fatti tu. Che non mi curo io, non ci vado da diabetologa. Io a lui ce l'ho detto, che la diabetologa me l'ha detto. Signora, mangi verdure così poi si mangia l'uovo di Pasqua. Invece, che cosa? E vabbè. Questa è la storia mia, che io naturalmente sto raccontando a voi perché ci tengo io nella signora. Ok, tutto qua. Questo video lo manderò sotto forma di premiere. In modo che così vi potete pure salutare, ok? Anche se io non sono presente in diretta, però mi mangiare pure qua un po' così non mi rifredda. Ma che cos'è? Uno spettacolo è, veramente, ok? Perché vedi, chi sei? Uno, due, tre, aiuto. Voglio sentire quel croc croc, lo sentirò presto. Il croc croc in bocca, quelle cose croccanti, le patatine, a me piacciono quelli del pacco, mi piacevano quelli rostici, rostici, chi di caso legati, chi di caso due, a così, capito? E invece chi li mangia per ora, le patatine rostiche, lui. E io devo sentire di sera, nel mentre che spolvero, perché io spolvero sempre, io non ci sto ferma. Lui si guarda la televisione, io spolvero e sente a idrografare. A così. Ma lui non può immaginare quello che io penso nella mente ogni crocche che lui fa. Solo che non si avvera. Solo che non si avvera perché è vero. Le cose arrivano quando uno non ci pensa. Ok? Tutto qua. E va bene, ora vediamo mia figlia Samara, questo di Pasqua, speriamo sia grandissimo. A così potremmo fare menso l'uno, menso io e menso Ida. Capito? Ma sempre se non fa, poi Cacciupa dice, oh zitto, mia madre ne voce un poco, perché se su sti figli le ca, mia figlia. Capito? Speriamo che lui ci mette una collanina dentro l'uovo. Insomma, le cose. I mascoli sanno che giocano a fare. I mascoli sanno come prendere, come rendere felice una donna in questo modo. Pensa, io avessi ricevuto un uovo con un anello di dentro, con un biglietto scritto bello. Lei pensa che io stasera, magari stasera, magari stasera, come ci avessi cliccato con mio marito. E intanto, questo è. Mi auguro una buona serata a tutti. A presto. Ciao.